una bellissima serata, il pubblico delle grandi occasioni, le Terme di Santa Lucia per rivivere gli anni d'oro dei Ragni. Ci siamo divertiti, abbiamo suonato e penso anche ci siamo rivisti come dei musicisti, seppur dilettanti, ma che si danno da far molto bene. Quindi io sono contento di questa serata, di chi l'ha organizzata, Tolentino Jazz, il comune, e ce l'abbiamo messa tutta. Insomma, un salto indietro, 50 anni e oltre di storia di un gruppo che è nel cuore dei tolentinati. Eravate emozionatissimi, ma suonando come sempre la magia fa sì che poi si ritorni un po' ragazzi e si riviva quei momenti bellissimi. È vero, è verissimo, e eravamo emozionati anche perché gli anni sono passati e parecchi, e quindi abbiamo superato anche questo facendo un sacco di prove. La cosa migliore che c'è da ricordare è che siamo tutti amici, e questo ci ha aiutato moltissimo a superare anche molte difficoltà che abbiamo trovato facendo le prove e ritrovandoci di nuovo. Altro storico componente dei Ragni, Enzo Grassettini, insomma oggi è stata una serata bellissima. Una bella serata, infatti sì. Ci ho pensato un anno fa che mi è venuto sulla testa, che ho visto la conchiglia azzurra, dico adesso voglio fare anch'io. Non ci eravamo visti tutti, sì ci eravamo visti, però uno per uno l'ho ricercato e tutti, l'ho convinti tutti quanti praticamente. L'idea adesso è quella di fare una grande festa il prossimo anno con tutti i componenti dei Ragni. Bene, infatti l'ho contattato tutti quanti, siamo su una quindicina, 16, perché fino agli anni 90. Quindi penso di ricominciare a fare una serata che magari prima i primi quattro, poi quelli che sono venuti dopo, poi ancora dopo tutto, finché in ultimo tutti 15, 16, si fa 5-6 pezzi tutti insieme. Una serata revival con prima i Ragni, un gruppo tolentinate che è nella storia della musica, e poi subito un artista marchigiano conosciuto a livello nazionale con grandi cover, con strumentisti d'eccezione, con ospite speciale Lanfranco Pascucci, e che ultimamente ha anche registrato un disco di brani originali. Sì, allora io innanzitutto sono felicissimo di essere qui questa sera in questa seconda edizione, credo, della Conchiglia Azzurra. Anch'io sono un po' un nostalgico, nonostante non provenga da quella generazione, però sono un nostalgico di quel genere musicale, di quei momenti insomma storici importanti. Quindi questa sera abbiamo un po' riadattato il nostro spettacolo con brani proprio tipici degli anni 60, quindi ecco, siamo pronti per iniziare. È stata una grande scoperta i Ragni, brand storica degli anni 60. E sì, riguardo al mio nuovo progetto, ho pubblicato dallo scorso dicembre dei singoli di brani di musica pop scritti da me con altri autori, quindi sto portando avanti anche questo progetto, oltre ovviamente a Riccardo Forese e Dez Amore, che questa sera ovviamente saremo qui per voi a Tolentino. Grazie!